La Pasqua è ormai alle porte, i genovesi fanno gli ultimi acquisti per i pranzi in famiglia, immancabili le uova, la colomba, gli agnelli di marzapane, tradizione ma anche e soprattutto qualità con la riscoperta dei prodotti artigianali che garantiscono ingredienti di eccellenza e lavorazioni che si tramandano di generazione in generazione. La regina è la colomba, quindi un impasto morbido con solo lievito madre. E diciamo che la ricetta classica chiede all'interno l'arancia candita. Noi genovesi, legati al nostro porto, all'uvetta che arriva per riempire il nostro pan dolce, non ci facciamo mancare anche un po' di uvetta nelle colombe. Quindi noi mettiamo l'uvetta, un po' di arancia e anche un po' di cedro candito. Oltre alla colomba, quali sono i prodotti tipici della Pasqua? Beh, abbiamo tutto il cioccolato, le uova, ma non solo. Adesso ormai oltre all'uovo c'è il personaggio, la gallina, il pulcino, il coniglietto, insomma ci si sbizzarrisce col cioccolato. Nel periodo pasquale fanno poi la loro comparsa nelle pasticcerie anche dolci particolari detti quaresimali. È una storia molto antica quella dei quaresimali. Era all'incirca, siamo tra il 400 e il 500, e un ordine di suore, penso quelle di San Paolo, però adesso la memoria potrebbe ingannarmi. Nel periodo pasquale, quando venivano in visita delle eminenze o cardinali, invece di preparare qualsiasi cosa, ovviamente essendo un periodo quaresimale, preparavano qualcosa di più leggero, di più magro, e quindi erano solo mandorle e zucchero con questo aroma, e quindi risale a più di 500 anni questa tradizione assolutamente genovese.